Dominique, dove vai? A prendere il sole, Eric. Ma almeno mettiti i guanti, che altrimenti ti bruci. In che senso? Oh, niente, lascia perdere. Ma dov'è che vai a prendere il sole, scusa? Ma qui, Eric, in casa! Ho deciso, Eric, oggi sarà il mio giorno. Devi capire che da quando abbiamo preso questa casa non mi hai lasciato un momento libero. Inizialmente c'era brutto tempo, pioveva di rotto, di brutto. Ma finalmente è iniziata l'estate! Finalmente c'è il sole e tu non mi hai lasciato un attimo per rilassarmi sulle sdraio, prendere il sole, dondolarmi. No, ferma Dominique. Ieri ti sei sdraiata per 5 minuti qui fuori, non te lo ricordi? 5 minuti? Cosa vuoi che siano 5 minuti? Voglio rilassarmi per ore, abbronzarmi, insomma fare tutto quello per cui ho preso questa casa. Veramente? Questa casa l'ho presa io. Ah, insomma, ma io te l'ho chiesta. Comunque, oggi farò proprio questo, sarà la mia giornata. Oggi non voglio fare proprio altro, mi rilasserò e mi abbronzerò. Bene, iniziamo. Ma come iniziamo, Dominique? Aspetta, ma... Quale sdraio scegli? Sì, nel terrazzo. No, ma perché? Lì c'è tantissimo sole. Sì, ho capito che c'è il sole, ma Dominique, se tu vai lì sopra, io qui sotto che cosa faccio? Dominique, pensa che potremmo fare tante cose, no? Eric, magari domani. Oggi no. Dominique, ma davvero tutto il giorno? Non ti va di fare altro? Tipo andare al centro commerciale, mangiare o magari semplicemente uscire? Magari un altro giorno, magari domani. Oggi solo relax. Sì, ma io cosa faccio oggi? Scusa. Se vuoi prendi una sdraio, ti metti qui accanto a me e prendi il sole. Rilassarmi? Ma che noia! Ciao Eric, ci vediamo più tardi, quando sarò abbronzata. Ah, ci vediamo più tardi, Dominique, più tardi. Oh, che noia, ma piuttosto scendo io. Che poi si muore dal caldo lì sopra, ci sono tipo 40 gradi, bah. Io sto al freschetto. Bah, dice che per colpa mia lei non riesce a rilassarsi. Ma io, che sono sempre così premuroso e così gentile, manco le facessi sempre scherzi o magari la disturbassi. Se così fosse, a quest'ora sarei lì a disturbarla. E invece no. Che poi non sarebbe nemmeno male. Idea! Lei si rilassa, io mi annoio, è perfetto! Guardate! Ragazzi, vi ricordate di queste? Le abbiamo comprate in qualche video fa. Tecnicamente sono sue, però nessuno mi impedisce di utilizzarle. A parte il fatto che si arrabbierà. Vabbè, questo viene dopo. Guardate, sono dei palloncini per le bombe d'acqua. Pensate che 200 pezzi bastino per lanciare bombe d'acqua su Dominique per tutto il giorno, per 24 ore. Lo so, è un'idea geniale. Così impara a dire che la disturbo senza motivo. Cioè, forse qualche motivo c'è. Ah, insomma, oggi sarà il giorno in cui ci divertiremo da morire. In questo momento lei è lì sopra e da quanto ha detto non scenderà per nessun motivo, quindi abbiamo tutto il tempo del mondo. Dobbiamo riempirne il più possibile per iniziare. Eccoci qui ragazzi, pronti per preparare le nostre bombe d'acqua. Andiamo qui e riempiamo. Ok. Uno. Rilassarsi. Bah, oggi sarà tutt'altro che rilassante per lei. Mi sa che mi bagno prima io comunque. Vabbè, ne varrà la pena. Che poi lo sto facendo per lei. Non voglio che si prenda mica un'insolazione. Deve bagnarsi la testa. E devo dire che quest'acqua è molto molto fresca. Anche troppo. Ecco qui ragazzi. Penso che per iniziare vanno più che bene. Adesso viene il bello. Andiamo nel terrazzo. Ragazzi, lei è lì sopra, ignara di quello che le sta per accadere. Sono davvero curiosissimo di vedere la sua reazione. Piano piano. Facciamo silenzio, guardatela, com'è rilassata. Ma adesso ci penso io. Cominciamo. Uno, due, tre. Eric! Ciao Dominique, tutto a posto? Ma sei pazzo! Ma è ghiacciata, Eric! Ti avevo detto di lasciarmi in pace, di farmi rilassare! Ma cosa mi hai tirato? Dominique, ma l'ho fatto per te! Palloncino! Ma per me cosa? Dai, io tutti vestiti bagnati e congelati! Dai, però, io stavo cercando di rilassarmi! Dove vai, Dominique? Dove te ne stai andando? Dominique! A cambiarmi, no? Dai, ma perché? Adesso mi cambio e tu mi lasci in pace, giusto? Cioè, aspetta, tu intendi cambiarti ogni volta? In che senso ogni volta? Cioè, no, volevo dire, ogni volta che ti bagni ti cambi, cioè, è strano, no, ciao... No, niente, Dominique, lascia stare, tranquilla, vatti a cambiare, sì.
Almeno non mi hai bagnato i capelli. Ah no? Che peccato. Eric, ma cosa ti salta in mente? Capisco che t'annoi, ma basta. Comunque, oggi non ho nemmeno voglia di arrabbiarmi. Voglio soltanto rilassarmi, quindi adesso torno a sdraiarmi al sole. Dominique, ma almeno presentiamoci. Buongiorno ragazzi, io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Dillo, chi siamo? Dominique. Ed insieme. Vabbè, adesso posso tornare a rilassarmi? Sì. Dai, Eric, prova anche tu. Vedrai, è bello. Sono solo. Sono terribilmente solo. Su via, Eric. Guarda quante sdraio ci sono in giro. Prova, fidati. Non parlano, sono solo. Non devi parlargli. Devi sdraiartici e rilassarti. Ciao, Eric. A più tardi. La telecamera, dalla me almeno. Dominique, dove sei? Che stai facendo? Tengo la maglietta, visto che l'hai bagnata, no? Ah, capito. Mi dispiace tantissimo. Fantastico. Mi hai bagnato! E mi hai bagnato Mi hai bagnato l'altra maglietta, Eric! E l'occhio! Ai, non ce ne do più. Tutto a posto. No, che non è a posto! No, che non lo è! Ai, ho pure la lentina. Ai. Io volevo solo bagnarla. Eric, ma sei pazzo! Perché? Perché di nuovo? Dai, mi ero appena cambiata! Ma almeno me lo dicevi che non mi cambiavo! Beh, che gusto c'era altrimenti? Dai, però, dai! Devo cambiarmi di nuovo! Non fa niente! Eric, ma, mettila! Ma mettila, è un po' d'acqua, Dominique! Ma nemmeno lo dovessi fare... Tutto bagnato, sporcherò casa! Ma nemmeno lo dovessi fare per 24 ore! Non hai idea di quello che le aspetta? 1 hour later. Eccola lì. Sta parlando al telefono? Si è cambiata un'altra volta. Poverina però. Mi sa che le conviene rimanere bagnata, altrimenti dovrà cambiarsi davvero tante volte oggi. Dove va? Ah, no, aspetta, aspetta. Devo andare dall'altra parte. Vediamo che sta facendo da qui. Oh, guardate, proprio qua davanti. Dovrei aprire la finestra. Posso la mia bomba d'acqua di fiducia. Ecco qui, ferma. Piano piano. Ciao Dominique, buongiorno. Scusami un attimo dopo. Sì, dai Dominique. Eric! Oh mio Dio. Ma sei completamente impazzito! Dominique, piano, i vicini. Ma stavolta! Dominique, il mio obiettivo era la testa. Forse però devo migliorare la mira. Sì, sì. Eric, smettila, smettila! Ma cosa ti salta in mente? La devi finire, basta. Vuoi continuare così per tutto il giorno? Smettila, è congelata. Mi farei venire la bronco polmonite. Poi tutto il giorno, sì, tutto il giorno. Niente. Che hai detto? No, niente, Dominique. Eric, ti prego, basta. Ma Dominique, tranquilla, un poco d'acqua, che sarà mai? Devo cambiarmi. Di nuovo, di nuovo. Finirò i cambi così. Non farlo più, ok? Oh, sì, non lo farò più, fidati di me. Stavo parlando al telefono. Mi lasci continuare, grazie. Certo, Dominique, ma stai attenta a passare dalle finestre. Eric, smetti, non farlo più. Attenta. Che c'è? Stai fermo. Ma non ne ho bombe d'acqua in mano, guarda. Dominique, ma non ti sei cambiata? Sei ancora bagnata. Beh, ehi, se mi cambio mi bagni di nuovo, tanto vale. Ah, quindi tu mi vuoi dire che hai paura di me, quindi non ti cambi più. Eric, mi hai detto di stare tranquilla e che non me ne butterai più. Che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire? Che sicuramente hai intenzione di bagnarmi ancora con altre bombe d'acqua, quindi tanto vale che mi resto così. Ok. Stai attento però. Tengo d'occhio. Tengo d'occhio. Ok. Ok, ragazzi. Basta. Ok, ragazzi, non so che cosa è venuto in mente a Eric, non so per quanto tempo ancora voglia continuare così. Però mi sto preoccupando. Uffa, io volevo la mia super rilassante giornata. E invece, come al solito, sta rovinando tutto. Come faccio ad evitarlo? Devo stare attenta. Ma io volevo rilassarmi. In tutto questo ho fame. Direi che è ora di pranzo. E ancora la maglietta è bagnata, non si asciuga addosso a me. Devo andarmi a cambiare e cucinare. E stiamo attenti, speriamo. Dominique, cosa fai di buono da mangiare? La pasta è...
Grazie, Dominique, stavo morendo di fame. Beh, un po' di pazienza, Eric. Come la preferisci? Con la panna o senza panna? Panna. Ok. Ecco qui le mie bombe d'acqua. La sorprenderò mentre non se l'aspetta. Non lo so. Oh mio Dio! Fantastico! Eric! Questa è stata bellissima, Dominique! Dovresti vederla, anzi... Ah certo, l'ho registrata, la puoi vedere, è bellissima! Non volevo rischiare che non si rompesse. Ma neanche stavi per rompermi la colonna verticale. Si la... chiama colonna vertebrale. Vabbè, ma è verticale. Wow. Eric, ma mi... Ora ti cucini da solo. Vai a cucinarti da solo. Non posso cucinarmi da solo. Non mi mangio, non mi piaccio. Smettila, smettila e pulisci anche tutta la cucina. Guarda cosa hai combinato. C'è l'acqua ovunque, persino sulla cappa. E sulla M, no? Vabbè, Dominique, basta però lamentarsi. Mamma mia! Comincia a pulire. Eric, non mettere i piedi in acqua! Come pulisco ora? Eric, se sporchi il resto della casa con le pantofole sporche, pulisci tutto! Ok, Dominique, ciao, ti voglio bene. Ma secondo me diceva sul serio? Davvero devo pulire? Eric, pulisci! Sì, diceva sul serio. Da dove comincio? Oh mamma, ho fatto un bel casino. Però è stata la scena migliore di sempre. Per ora devo pulire. E forse anche cucinare. Ops, c'è acqua anche qui. One eternity later. Ok ragazzi, eccomi qui. Sono stati davvero dei brutti momenti le ultime ore trascorse. Ho dovuto ripulire tutta la cucina e Dominique non ne ha voluto sapere di cucinare. Quindi ho dovuto preparare io il pranzo. Dei bei panini imbottiti, sono molto bravo. Beh, non sapevo fare altro. Adesso è pomeriggio e Dominique a quanto pare sembra aver ripreso la sua iniziativa. Guardate. Ovvero rilassarsi tutto il giorno. Guardatela quanto è tranquilla. Comunque sia, noi dobbiamo riprendere anche la nostra iniziativa. Andiamo subito a prendere una bomba d'acqua. Prendiamo una bomba d'acqua. E adesso facciamo il giro. Ragazzi, guardate dov'è, lì in fondo. Dobbiamo nasconderci tra i cespugli e gli alberi. Piano pianino. Buongiorno Dominique! No, ma perché? Perché? Ma non ti sei abituata ancora? Eric, mi è arrivato ovunque di nuovo nell'occhio, nella lentera! Ma sembra che ho fatto la pipì addosso! Volevo dirti proprio questo. Mi dispiace tantissimo. Beh, avrei tempo per farle asciugare di nuovo. Lì dietro c'è il filo per stendere la biancheria pieno. E quindi? No, Eric, non ti sopporto più, ma perché mi stai facendo tutto questo? Ciao, Dominique, vatti a cambiare. Dominique, che c'è? Non ti sei cambiata ancora? Ma no, dai, vatti a cambiare, così prendi l'influenza. Brigati, dai. Non lo faccio più, puoi andarti a cambiare. Non voglio che ti paventi di me. Pensi che io non mi stia cambiando perché ho paura che mi tiri un'altra bomba d'acqua? Sì, non è per questo. No, Eric, non mi sto cambiando perché... Ho finito i cambi puliti! Li ho finiti! Tu devi capire che non è che ho portato tutto il guardaroba! Siamo ancora qui da poco! E da poco è arrivato il caldo, ho portato soltanto pochi vestiti estivi e li ho finiti, sono tutti bagnati, sono tutti stesi lì fuori, per colpa tua! Allora vuoi dirmi che ti ho tirato così tante bombe d'acqua che hai finito i cambi? Beh, allora, non so, vado, ti presto una maglietta, Dominique. Va bene così. Ah, voglio essere gentile.
Ragazzi, non ne posso più. Davvero, non ce la faccio più. Continua a tirarmi bombe d'acqua in continuazione. Ma ora state a guardare. Adesso ci penso io. Dobbiamo farlo smettere, assolutamente. Stavolta lo ripagheremo con la stessa moneta. Beh, non proprio con le bombe d'acqua. Ma anzi, faremo di peggio. Ci penso io. Ci serve una sedia, sì. Prendiamo questa. Sì, portiamola dall'altro lato. Andiamo. Bene, la metteremo qui. E sapete proprio perché qui? Guardate un po', qui c'è un tubo e qui c'è la manopola per aprire l'acqua. Avete capito cosa ho intenzione di fare? Lui mi tira delle bombe d'acqua? Bene, noi agiremo con il tubo d'acqua. Come avete visto, lui colpisce sempre quando sembro più rilassata. Bene, apriamo l'acqua. Lasciamola libera adesso. Come sono rilassata! Ah, è davvero comoda questa sdraio! Ah, che bella giornata di relax! Si sta anche meglio adesso che il sole sta per tramontare! Ah, dovrebbe essere così ogni giorno! Dov'è? Ah, che relax! Dada! Dada! Doveva essere uno scherzo che io facevo. Dominica, questa me la paghi. Dovevi essere tu a essere bagnata, no io, che sono più bagnato di te adesso. Ma poi, come facevi a sapere che venivo? Come? Beh, Eric, vieni sempre quando sono rilassata. Ho capito, bla! È divertente, vero? No, non è per niente divertente. Ora capisco perché ti stavi divertendo così. Adesso siamo pari, possiamo guarda, anche finirla. Guarda, lascio le orme dei piedi. Peccato che sei troppo lontano. Non arriva più l'acqua. Bene, adesso almeno siamo entrambi bagnati. Sì, ma io almeno il cambio ce l'ho. Ok ragazzi, lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina. E seguiteci anche su Instagram. Insieme.official. E oggi salutiamo Rosalia Spiezia, Ludovica Cerulli, Enza Fanuli, Diana e Anita e Stefania Veloce. Ciao ragazzi, tutto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Ci vogliamo troppo bene, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. Insieme.